Buonanotte, sapete il mio modus operandi quando succedono certe cose è l'attesa, perché io so già quando succedono certi eventi, che siano di calciomercato, che siano questo che è successo oggi di Bologna, di aspettare, perché se io avessi fatto il video subito, a freddo, scusate, a caldo, quando è uscita la notizia del rinvio, Reinders e Theo squalificati col Napoli, eccetera, avrei fatto un errore. Avrei potuto farlo perché avrei fatto il solito clickbaiting, le visualizzazioni, eccetera, ma non avrei fatto una corretta informazione per chi mi segue. Allora ho atteso e ci sono stati vari sviluppi nell'arco della giornata, per poi arrivare a concludere un cazzo, per carità, però ci sono stati vari sviluppi. E io sono fiero di aver atteso perché ora nel video che sto per fare ho un quadro completo della situazione e posso dire la mia in modo totalitario e completo. Allora. Sembrava una giornata tranquilla, non lo è stata per niente. Il mio treno ha fatto ore di ritardo, motivo per cui non ho seguito live la vicenda, ma con una differita di un paio d'ore, anche se ho aggiornato subito su Twitter, su Instagram, eccetera. Sembrava una giornata tranquilla, dico oggi il video non lo faccio perché non ci sono grossi eventi di cui parlare, e invece è successo il caos. Succede che verso le 4-5 del pomeriggio il sindaco di Bologna, Lepore, tramite un'ordinanza dice che Bologna-Milan non si deve giocare, che va rinviata, che è una manifestazione che non si può giocare. E lì tutti quanti dice: ma adesso la squalifica di Reinders e Theo passa alla partita col Napoli, quindi giustamente insorge il popolo rossonero, salvo poi la Lega giustamente deve bidimare sempre un rinvio di una partita, perché il sindaco può dire ok, a Bologna non si gioca. Il sindaco può dire che lo stadio di Bologna non lo puoi usare, ma è la Lega Calcio che decide se deve rinviare o meno la partita e vaglia tutte le soluzioni del caso. Si scopre che il sindaco fa questa ordinanza un po' improvvisa, no? Perché non c'è stato un vero consulto fra le parti, tra la Lega, il Bologna, il Milan. La posizione del Bologna ancora non si è capita se vuole giocare o meno la partita. Il Milan vorrebbe giocare, la Lega Calcio vorrebbe che si giocasse perché c'è un problema di calendari di dove piazzare questa partita. Il Milan giustamente vuole giocare anche per il fatto di rendersi Teo, perché se salta questa passa la loro squalifica contro il Napoli mercoledì ed è una squalifica che andrebbe a pesare di più sulla prossima partita. Al che alla fine la decisione finale è che decideranno domani mattina e io vi dico, è una buffonata tutto ciò. Perché? Perché noi siamo a 2 giorni dalla partita e non sappiamo se giocheremo. E non sappiamo mercoledì se potremo schierare Reinders e Theo Hernandez. Questa è già una buffonata di base. Io continuo, ho sentito qualcuno su Bologna, mi dicono che la strada del Dall'Ara è agibile, è aperta al traffico in questo momento, non lo so, chiedo a chi mi segue. Chi me l'ha detto mi dice sì, però io mi rivolgo sempre a chi mi segue di darmi un proprio feedback su questa cosa. Chiaramente il sindaco, anche se fosse aperto al traffico, cerca di evitare che ci siano 40.000 persone, dato che è prevista pioggia anche domani a Bologna, e quindi prevede che la situazione possa essere catastrofica a seguito dell'alluvione, eccetera. Ora, chiariamo una cosa. Diamo subito un abbraccio al popolo di Bologna, l'alluvione, eccetera, quello è dovuto. Però io non credo che i dipendenti che lavorano a Bologna, che fanno l'operaio, il barista, il commesso, questa settimana gli sia stato detto state a casa. Magari gli è stato detto i giorni subito, quelli dell'alluvione, ma passata ormai una settimana, non credo che chi lavora nelle zone del Dall'Ara non stia lavorando. E non capisco perché il calcio debba sempre essere un mondo a parte. Perché deve essere sempre un mondo d'élite dove si prendono decisioni diverse. Dice, ma perché c'è l'ordine pubblico? Benissimo. Si giochi a porte chiuse. Semplice. Dice, ma quelli hanno pagato i biglietti. Amen. Come per il Covid all'improvviso si è dovuto rinunciare a biglietti, prenotazioni, hotel, eccetera, si può fare anche per un'unica occasione della partita. Si rimborsa il biglietto della partita. Si crea un dialogo istituzionale del comune con gli alberghi per chi ha prenotato e la cosa si risolve, si tratta di un singolo evento. Oppure si va a giocare in campo neutro, tanto meglio. Non sono tanto d'accordo con Verona e Como perché sono molto lontane, però è chiaro che capisco la decisione sia legata all'Emilia-Romagna. Però si potrebbe giocare, che ne so, a Modena, per dirne uno. Me ne vado per un'idea, eh.
Cioè, poi il sindaco stasera esce con una nota, dice: ma non dobbiamo pensare al calcio perché in questo momento ci sono cose più importanti. Allora, io capisco le tragedie, ripeto, ma non bisogna poi esagerarle, nel senso che in Ucraina stanno giocando il campionato con una guerra in atto dove muoiono persone tutti i giorni, ma comunque il campionato che è legato a un lavoro, perché il calciatore è un lavoro che piaccia o meno, è ripreso a giocare e va avanti. Cioè io avrei capito, ripeto, se ci fosse stata l'alluvione il giorno prima della partita, o 2 giorni prima, è stato il 19 di ottobre. Rispetto per i morti che ci sono stati, per i danni e tutto il resto. Ma purtroppo, brutto da dire, ma il mondo va avanti. Purtroppo è così. E se è così per il povero barista di Bologna, non capisco perché debba essere diverso per il calcio. Ma non perché io muoio se non giocano Bologna-Milan. Ma perché non capisco perché il calcio debba sempre vivere in un mondo fatato a parte dove tutto è dovuto. Quando poi il calciatore guadagna 10 volte quello che guadagna il povero dipendente, non è un discorso populista, purtroppo è la realtà. E soprattutto, se la Lega Calcio, che è l'organo istituzionale del mondo del calcio, decide che la partita si deve giocare, se il Bologna non si presenta, mi dispiace, ma perdono a tavolino. Perché il sindaco di Bologna può sì dire qua non si gioca, ma la Lega se trova una soluzione alternativa e il Bologna si rifiuta di giocare, non esiste che poi si sospende, si rinvia. Anche perché si intasano tutti i calendari. Già si è parlato di spostiamo Milan-Verona, e perché quelli che magari hanno pianificato di andarsi a vedere Milan-Verona il 20 dicembre e gliela sposti di 2 giorni sono peggiori, sono di serie B rispetto a chi ha prenotato a Bologna domenica? Sabato, scusate. Allora, la cosa più semplice del mondo. Domani si riunisca il tavolo che si deve riunire della Lega Calcio. Se si può giocare a porte chiuse in un altro stadio, non lo so, la soluzione che troveranno, si deve attuare quello che dice la Lega. Se la Lega invece concorda con il sindaco di Bologna, dice no, vabbè, ci organizziamo noi per rinviarla a marzo-aprile, amen, io non condivido la scelta, però se la Lega dice così, ci atteniamo a quello. Potrebbe la Lega mettersi una mano sulla coscienza per la roba di Reinders e Theo Hernandez, ma purtroppo i regolamenti sono stringenti e qualora Bologna non si dovesse giocare, chiaramente avremo la squalifica con il Napoli. Qui c'è anche un po' di sfiga in tutto ciò. Poi vabbè, uno può dire i complotti, eccetera, però purtroppo la Lega ci sta provando a far giocare la partita. C'è purtroppo l'istituzione del comune di Bologna che non vuole che si giochi, ma la Lega ci sta provando. Quindi io al complotto non vado contro la roba del complotto. Qua. Vedremo domani mattina. Buonanotte a tutti, vi chiedo di iscrivervi al canale, di mettere mi piace al video, condividerlo, sempre Forza Milan.